percorsi pedonali occupati, strisce pedonali inservibili completamente, l'ospedale militare del Cerio, il Colle Oppio, i cantieri della metro C, via Claudia e piazza del Cerio, con le sue decine di posti auto, tra l'altro gratuiti, incomprensibilmente gratuiti, nel cuore della città, posti auto bianchi come non esiste da nessun'altra parte del mondo. Ciò nonostante, la zona di via della Navicella e della villa Celimontana di domenica, ma non solo di domenica, è ridotta in queste condizioni. Le persone debbono camminare in mezzo alla carreggiata, una carreggiata tra l'altro pericolosissima, dove si va a velocità anche elevata, dove chi arriva giù da via della Maradama arriva a velocità elevata. Le strisce pedonali sono farlocche, finiscono in mezzo alla strada, così, senza una logica, e anche dall'altra parte, dando via libera a chi vuole parcheggiare da bandito in quella maniera di farlo, tutto sommato senza sentirsi neanche troppo in colpa. Qui siamo di fronte a emergenze architettoniche e artistiche di una rilevanza estrema, eppure ciò nonostante vengono trattate in questo modo, abbandonate a loro stesse. Davanti viene consentito a chiunque di posteggiare impunemente solo in questo angolo dell'inizio di via di San Paolo della Croce. Ci sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vetture fuori posto, e qui poi inizia la zona che va verso via San Giovanni e Paolo. Qualità architettonica e artistica incredibile, umiliata dalle persone che vengono qui la domenica a farsi una passeggiata. L'acquedotto Neroniano, l'acquedotto Claudio Neroniano, si vede l'occhio all'interno del quale passava l'acqua, è completamente circondato di automobili in sosta abusiva, completamente. C'è un'isola spartitraffico utilizzata come parcheggio. Vediamo se c'è anche la solita sosta abusiva di fronte alla villa, rende quasi impossibile l'accesso alla villa. Qui non si sa neanche come siano entrate queste macchine, perché c'è quasi l'impossibilità poi di uscire da questi parcheggi, probabilmente da questo piccolo varco tra le due fioriere. Delle strisce pedonali miracolosamente attive, e poi ecco, questa è proprio l'area pedonale, come si può vedere, della Navicella. Dentro l'area pedonale ci sono in questo momento 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 automobili dentro l'isola pedonale della villa. Praticamente non si vede l'accesso alla villa perché è completamente offuscato dalle auto. Succede quando, invece di fare dell'arredo urbano tu lo disegni semplicemente per terra, e questo non impedisce a nessuno, visto che poi non si fanno le contravvenzioni, e quando si fanno hanno un costo ridicolo. Non impedisce a nessuno, dicevamo, di parcheggiare in questa maniera, fin praticamente dentro a questo straordinario parco che è Villa Celimontana. Ecco, qui siamo proprio nel pieno dell'isola pedonale, tant'è che questa è l'uscita dell'isola pedonale, e la situazione è questa da sempre.